Salve a tutti amici di Engwen Giant Pro Group. Finalmente ci è arrivata la seconda batteria dell'M20. Abbiamo aspettato un po' di tempo, però eccola qua. Questo è il packaging che ci ha mandato l'Engwen. Andiamo ad aprire. Foglio con le istruzioni. Batteria 13 ampere. Eccolo qui, questo è l'equalizzatore con due fili per le batterie e uno che va direttamente in centralina. In queste sono le chiavi. E adesso andiamo a montarla. Per accelerare noi abbiamo già svitato la sella. Bisogna svitare le quattro viti che ci sono sotto. Un po' scomode, però con un po' di pazienza si fa tutto. Dopodiché questa è la basetta della batteria che la Engwen ci ha dato in dotazione insieme alla batteria. La andiamo a posizionare qui dove ci sono i tre buchi per mettere le viti. Per comodità noi passeremo prima il filo sotto nel vano centralina. E poi avvieremo la nostra basetta. Ok, una volta che abbiamo messo le nostre tre viti alla nostra basetta e abbiamo passato il filo, prendiamo il nostro equalizzatore. Come vi ho detto prima, questi due sono i fili che andranno a collegarsi alle nostre due batterie e questo qui, quello femmina, andrà vicino alla centralina. Ora stacchiamo questo cavo. Questo è della centralina e lo sistemiamo così. Ora rimangono i due cavi per le nostre due batterie. Questa è la prima batteria che era attaccata prima vicino alla centralina. Attacchiamo questa. E questo è il filo che abbiamo appena passato. Attacchiamo anche questa. Così abbiamo collegate le due batterie. Mi raccomando, sistemate bene l'equalizzatore e i fili prima di mettere la sella sopra. Io ho fatto in questo modo, però voi potete farlo come meglio credete. E poi rimettiamo la sella. Siamo pronti per montare la nostra seconda batteria. Questo è il meccanismo di sicurezza che alloggerà qui. Mi raccomando, questa è una cosa molto importante. Ricordatevi sempre di chiudere, di girare la chiave, perché se la batteria vi cade si romperà quasi sicuramente. Let's go!